Con una rete di Aquino segnata nelle battute conclusive, la Vastese spugna San Buceto e rimane incollata alle prime della classe. L'amarezza della Folgore, che avrebbe sicuramente meritato il pareggio, si acuisce anche dalla classifica, che vede ora la truppa di Castellano a distanza ragguardevole dalla vetta. Nella Vastese fa il suo esordio tra i pali l'ultimo arrivato Marconato, chiamato in causa al 12° dalla bordata di Piccione, facilmente controllata dal nuovo estremo vastese che prende il posto di Garibaldi, relegato in panchina. La prima frazione si giocherà molto dal punto di vista tattico, con le due contendenti che si temono e offrono poco spazio allo spettacolo. Basti pensare che nella prima frazione i tiri in porta saranno soltanto 3 e neanche particolarmente esaltanti. I biancorossi di Vecchiotti si fanno vivi al 26° con un siluro di Vicentini dirottato sul fondo dal reattivo Bartoletti, che al 38° è chiamato in causa da un traversone senza pretese della squadra biancorossa. La seconda frazione sarà leggermente più frizzante, ma nulla di particolarmente trascendentale. Al terzo, in ogni caso, la Folgore ha la possibilità di sbloccare il risultato con Marconato, che si salva ma non trattiene su una conclusione dalla media distanza e viene graziato da Caporale, che sparacchia al lato da distanza invidiabile. Anche la Vastese ha da mordersi le mani per un'occasione altrettanto propizia, sciupata da Luongo, che da posizione centrale alza sopra la trasversale. Al 38° piovono le proteste dei locali per una entrata piuttosto energica di Irmici su Mucci, che il signor Feliciani non ritiene di dover sanzionare. L'ultimo acuto della Folgore arriva al 43°, quando sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina Buccella prova la girata assolutamente inguardabile. Quando ormai tutto lascia presagire un più che giusto risultato di parità, arriva inaspettata la rete di Aquino, che fa gioire i supporters vastesi presenti sulle gradinate. Nell'occasione Vicentini scodella al centro sugli sviluppi di un contestato calcio di punizione. Alberico stacca di testa con Bartoletti, che si oppone ma non trattiene. Il pallone rotola dalle parti di Aquino, fulmineo nel ribadire nel sacco e dare i 3 punti ai suoi. Siamo con mister Alfredo Castellano, allenatore della Folgore San Buceto. Mister, una partita sfortunata, caratterizzata anche dal forte vento. Ma una partita brutta, perché diciamo che il vento l'ha fatta da padrone, però oggi sicuramente abbiamo affrontato una squadra che lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato, e penso che adesso pian piano Vecchiotti, il mio amico Massimo, metterà a posto la squadra, perché è una squadra che sicuramente deve stare ai piani alti della classifica. Però noi oggi non meritavamo assolutamente la sconfitta. Abbiamo giocato con carattere, umiltà, abbiamo lasciato poche palle gol a loro, che sono notevolmente superiori lì in avanti. Abbiamo avuto qualche palla gol, abbiamo avuto qualche rigore che il signor arbitro non ha fischiato, e alla fine abbiamo avuto questa punizione al 94° che si poteva anche non fischiare. Sono stati bravi a sfruttarla e noi un pochettino asini a prenderla. Ecco, una Folgore che ha dovuto fare i conti anche con molte assenze, anche oggi, come del resto nel corso dell'intero campionato. Sì, sono un mese e mezzo che giochiamo senza 6 titolari, però chi sta in mezzo al campo sono 4-5 fuori quota che fino a quest'anno non hanno mai giocato, quindi stanno dando il massimo, e purtroppo abbiamo pagato, abbiamo fatto un errore di ingenuità al 95°, appunto per questo, e loro sono stati più bravi a sfruttarla. Però oggi veramente non meritavamo di perdere, perché anzi c'era l'occasione di Caporale. Sì, a parte che era fuori gioco, però abbiamo giocato bene, abbiamo giocato come domenica scorsa contro una signora squadra, siamo stati all'altezza della situazione. E quello che vorrei far capire ai ragazzi, che se la Vastese è questa, nel senso che deve vincere il campionato, noi possiamo stare benissimo insieme a loro, perché oggi veramente non abbiamo demeritato. Siamo con Aquino, attaccante della Vastese. Allora, oggi era importante vincere, ci siete riusciti anche se al 94° a tempo ormai scaduto. Sì, un po' sofferto per causa pure del forte vento, però alla fine siamo riusciti, meglio così. Che ne pensi di questa Folgore affrontata oggi? Un'ottima squadra, che come sapevamo comunque che punta a vincere. Quindi è stata, ripeto, una vittoria sofferta, però ci è servita per il morale, per tutto, per la classifica. I tifosi chiedevano una vittoria, per il resto del campionato batti cuore fino alla fine? Certo,